mai. Ma anzi, da te. Io rappresento l'Unione dei Comuni, ma mai come oggi non viene, fanno istituzioni. C'è questa sensibilizzazione, ma sono dirigente scolastico. Va bene, dirigente scolastico, tutti i carri sono troppo erosi. Uno che ha spero che esplode. Però per esempio lì dietro ho Daniela. È una persona di una cultura e di una sensibilizzazione su queste cose, la moglie o no. Infatti mi meraviglio che io perché io infatti l'avevo detto tra i due quando stavo facendo il film che aspettavo dicevo no, io dico a due ti chiedo la carriera con il ma io comunque che il tuo amore come se la moglie è proprio alle basi curata.
ce l'ho di fronte a... Ah, sì, così. Aspettiamo 5 minuti per trovarci, no, è per trovarci nei tempi, così discorso, silenzio, ce ne sono più uomo, no, vabbè, io posso dare una di quella, sì, posso dare tanto. Io avevo mandato un messaggio a... quello che ho cavalli.
92 anni. E quindi passare tutta la vita. Non saremo più le vite sociali. Dal discorso che Paolo Borsellino pronunciò in memoria di Giovanni Falcone in occasione della veglia funebre. Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua sorte. Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua sorte. Non poteva ignorare e non ignorava Giovanni Falcone l'estremo pericolo che egli correva perché troppe vite di suoi compagni di lavoro e di suoi amici sono state stroncate sullo stesso percorso che egli si imponeva. Perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché mai si è turbato? Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore. La sua vita è stata un atto di amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato, che tanto non gli piaceva. Perché se l'amore è soprattutto ed essenzialmente dare, per lui e per coloro che gli siamo stati accanto in questa meravigliosa avventura, amore verso Palermo e la sua gente ha avuto e ha il significato di dare a questa terra qualcosa. Tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria a cui essa appartiene. Qui Falcone cominciò a lavorare in modo nuovo e non solo nelle tecniche d'indagine, ma anche consapevole che il lavoro dei magistrati e degli inquirenti doveva entrare nella stessa lunghezza d'onda del sentire di ognuno. La lotta alla mafia, primo problema morale da risolvere nella nostra terra, bellissima e disgraziata. Non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale e della indifferenza,
della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando, in un breve periodo di entusiasmo conseguente ai dirompenti successi originati dalle dichiarazioni di Buscetta, il pentito Tommaso Buscetta, egli mi disse: «La gente fa il tifo per noi». E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava soprattutto che il nostro lavoro, il suo lavoro, stava anche smuovendo le coscienze, rompendo i sentimenti di accettazione della convivenza con la mafia, che costituiscono la vera forza di essa. Questa stagione del tifo per noi sembrò durare poco, perché ben presto sopravvennero il fastidio e l'insofferenza al prezzo che alla lotta alla mafia, alla lotta al male, doveva essere pagato dalla cittadinanza. Insofferenza alle scorte, insofferenza alle sirene, insofferenza alle indagini, insofferenza a una lotta d'amore che costava però a ciascuno non certo i terribili sacrifici di Falcone, ma la rinuncia a tanti piccoli o grossi vantaggi, a tante piccole o grandi comode abitudini, a tante minime o consistenti situazioni fondate sull'indifferenza, sull'omertà o sulla complicità. Insofferenza che finì per invocare e ottenere purtroppo provvedimenti legislativi che, fondati su una ubriacatura di garantismo, ostacolarono gravemente la repressione di Cosa Nostra e fornirono un alibi a chi, dolosamente o colposamente, di lotta alla mafia non ha mai voluto occuparsene. In questa situazione Falcone andò via da Palermo. Non fuggì, cercò di ricreare altrove, da una più vasta prospettiva, le ottimali condizioni del suo lavoro, per poter continuare a dare, per poter continuare ad amare. Venne accusato di essersi troppo avvicinato al potere politico. Menzogna! Qualche mese di lavoro in un ministero non può far dimenticare il suo lavoro di 10 anni. E come lo fece? Lavorò incessantemente per rientrare in magistratura, per fare il magistrato, indipendente, come sempre lo era stato, mentre si parlava male di lui, con vergogna di quelli che hanno malignato sulla sua buona condotta. Muore e tutti si accorgono quale dimensione ha questa perdita. Anche coloro che, per averlo denigrato, ostacolato, talora odiato e perseguitato, hanno perso il diritto di parlare. Nessuno, tuttavia, ha perso il diritto, anzi, il dovere sacrosanto di continuare questa lotta. Se egli è morto nella carne, ma è vivo nello spirito, come la fede ci insegna, le nostre coscienze, se non si sono svegliate, debbono svegliarsi. La speranza è stata vivificata dal suo sacrificio, dal sacrificio della sua donna, dal sacrificio della sua scorta. Molti cittadini, ed è la prima volta, collaborano con la giustizia. Il potere politico trova il coraggio di ammettere i suoi sbagli e cerca di correggerli, almeno in parte, restituendo ai magistrati gli strumenti loro tolti con stupide accuse accademiche. Occorre evitare che si ritorni di nuovo indietro. Occorre dare un senso alla morte di Giovanni, della dolcissima Francesca, dei valorosi uomini della sua scorta. Sono morti tutti per noi, per gli ingiusti. Abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che ci possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Collaborare con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere, anche dentro le aule di giustizia. Troncando immediatamente ogni legame di interesse, anche quelli che ci sembrano innocui, con qualsiasi persona portatrice di interesse mafiosi, grossi o piccoli, accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità di spirito, dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo.
Oggi 23 maggio 2022, insieme l'amministrazione e la comunità parrocchiale vogliamo iniziare questo percorso di riflessione sulla educazione alla legalità. E vogliamo vivere questi 57 giorni, che non è un numero scelto a caso, ma sono i 57 giorni che separano la strage di Capaci dalla strage di Via D'Amelio. 23 maggio, 19 luglio, 57 giorni in cui la mafia ha sferrato un attacco micidiale allo Stato, pensando che colpendo le due voci più autorevoli, il giudice Giovanni Falcone e il giudice Paolo Borsellino, di distruggere lo Stato e di assoggettare tutta la civiltà, tutta la nazione al sentire, al vivere mafioso. Ecco, 57 giorni in cui sarebbe bello, ma allo stesso tempo drammatico, provare a entrare nella mente, nella coscienza di Paolo Borsellino dopo l'attentato di Capaci, sapere di non avere più tempo, sapere che il prossimo sarebbe stato lui, e condurre in quei giorni delle indagini e lasciare nei discorsi, nei gesti, negli incontri una pista, un solco alle generazioni future, un solco da seguire. Per noi come Chiesa, che viviamo la riflessione sulla sinodalità, che significa camminare insieme, ecco, la figura di Giovanni Falcone e la figura del pool antimafia interpella maggiormente, perché ci dice innanzitutto che camminare insieme non è un qualcosa che riguarda solo la Chiesa, ma camminare insieme è un qualcosa che riguarda tutta la società, perché tutti siamo chiamati a camminare insieme per il bene comune. E diceva un autorevole magistrato che nel momento in cui, nel gennaio dell'88, il CSM preferì alla nomina di giudice istruttore di Palermo come successore di Nino Caponnetto dopo la conclusione del maxi processo, preferì il giudice Antonino Meli al giudice Giovanni Falcone, non era solo un attacco alla persona di Giovanni Falcone, questo lo ribadiva anche Paolo Borsellino, ma era un attacco al metodo, perché il maxi processo è frutto di un metodo che aveva visto sconfiggere con il maxi processo la mafia, gli oltre 2000 anni di condanne inflitte ai clan, il colpo duro inflitto a Cosa Nostra, un percorso ideato dal giudice Rocco Chinnici, anche lui vittima della mafia, che dopo gli omicidi del nostro conterraneo, il tarantino Emanuele Basile, che aveva iniziato le indagini, che poi consegnò prima di morire a Paolo Borsellino, dopo gli omicidi di Montana, di Cassarà, dopo gli omicidi di Giuliano, del giudice Terranova, dopo l'omicidio del prefetto Dalla Chiesa, avevano capito che tutte queste persone erano morte perché erano rimaste sole. Allora Chinnici decide che era giunto il momento di lavorare insieme, e quell'insieme che oggi ci interpella, quell'insieme che oggi ci dice che bisogna lavorare
ecco, culturalmente sul concetto di comunità e sul concetto di civiltà. Ecco, insieme non è solo un motto, non è uno slogan, ma insieme è la rivoluzione culturale che dobbiamo opporre all'illegalità, alla corruzione e alla criminalità. Ed è quello che di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, di queste persone dava fastidio. Erano soli perché lasciati soli, ma erano un gruppo, erano una famiglia, erano un pool, lavoravano insieme. E questo ci insegna che l'Italia le più grandi vittorie e anche la Chiesa i più grandi traguardi li ha raggiunti non quando si è combattuto, scusate il termine, come cavalli solitari, come free rider, liberi battitori, ma quando si è lavorati come comunità e come famiglia insieme. Sì, proprio dalla parola insieme che voglio partire il mio piccolo intervento di questa sera. Innanzitutto ringrazio la parrocchia, ringrazio tutti i cittadini presenti, perché oggi ricorrono 30 anni della morte, della uccisione di Giovanni Falcone, e noi non possiamo rimanere inermi, noi dobbiamo parlare, dobbiamo ricordare, perché solo ricordando possiamo pensare e capire quello che è accaduto. Certo, la morte di Falcone non è stata solo la morte di Falcone. Falcone ha fatto tanto per arrivare oggi ad avere, diciamo, non la sconfitta della mafia, perché la mafia sicuramente non si sconfiggerà mai, ma sicuramente è stato dato in quegli anni un durissimo colpo a quei personaggi. Ma la cosa che a me oggi preme sottolineare è quella che è il lavoro che dobbiamo noi fare nei confronti dei nostri ragazzi, far capire quanto è importante la legalità, quanto sono importanti i diritti che noi abbiamo. E i nostri diritti non dobbiamo trovarli cercando sotterfugi, andando con le, lasciate passare il termine, raccomandazioni, ma ciò che è un nostro diritto deve essere un nostro diritto. Ecco perché ritorno a dire la parola insieme. Noi insieme abbiamo il dovere, noi uomini delle istituzioni, uomini dello Stato, la parrocchia, la scuola, ma i cittadini, ad educare i nostri figli, perché la legalità è una cosa molto ma molto importante, affinché non ci siano altri accadimenti come quello che è successo al nostro Falcone oggi a luglio a Borsellino. Quindi grazie ancora a tutti quanti, e la speranza e l'auspicio che non accadano più fatti del genere. Adesso ricordiamo, a 30 anni dalla strage di Capaci, il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, del giudice Francesca Morvillo, degli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.
permettetemi al termine di ringraziare l'amministrazione comunale, la comunità, tutti i liberi cittadini che sono voluti intervenire, i vigili, la polizia locale che ha garantito la sicurezza. Ringraziamo il maestro Francesco Bolognino per aver offerto generosamente questo minuto di silenzio e di raccoglimento, e ringraziamo Teletrio con Pasquale Fico Celli che ha permesso a questo momento di entrare nelle case. Ora il compito starà a tutti noi, come ci ricordava il signor sindaco, di far camminare queste idee sulle gambe e sulle scelte quotidiane che ciascuno di noi farà. Per il resto delle iniziative, ecco, sarà data alla cittadinanza comunicazione volta per volta. Grazie a tutti.